Danilo Bertazzi, conosciuto per aver vestito i panni di Tonio Cartonio in un noto programma Rai per bambini, ha finalmente rotto il silenzio sull'esperienza. Dopo quasi 20 anni, l'attore ha spiegato in un videomessaggio la ragione che lo ha spinto a dire basta e ad allontanarsi da la Melevisione. Danilo Bertazzi nei panni di Tonio Cartonio. Nel 2005, Danilo Bertazzi ha salutato per sempre il pubblico di bambini che seguiva lo show di Rai, Melevisione. Dietro a quel sorriso da folletto, mentre vestiva i panni di Tonio Cartonio, nella magica ambientazione del Fantabosco c'era in realtà la sofferenza per una drammatica situazione di salute e mi malessere psicologico. Da quel giorno, che ha segnato un momento iconico per una generazione di piccoli appassionati, sono passati ben 19 anni e oggi Danilo Bertazzi ha ricordato quell'addio sui social con un video rivelazione. Danilo Bertazzi, l'addio alla Melevisione. Come sta oggi? Dopo la sua esperienza nello show di Rai, nel Fantabosco, è arrivato un sostituto nei panni di Milo Cotogno. Il nuovo attore è riuscito a conquistare il pubblico seppure in molti nostalgici abbiano continuato a chiedersi come mai Tonio Cartonio avesse deciso di abbandonare un ruolo così amato e di così grande successo. Nel video pubblicato sul proprio profilo social, Danilo Bertazzi, ormai 64enne, ha finalmente rotto il silenzio e ha ammesso di sentirsi ancora in colpa per quella scelta. L'attore ha poi rivelato i motivi, drammatici, che lo hanno indotto a sospendere la sua esperienza televisiva. Il video di Danilo Bertazzi. Mi sento ancora in colpa. Lo spunto è arrivato da una domanda rivolta a Danilo Bertazzi da parte di un utente social che chiedeva di tornare sull'addio alla Melevisione. Ogni volta che vedo un meme con l'addio di Tonio alla Melevisione mi sento un pochino in colpa, ha esordito l'attore. Cercherò di spiegare il vero motivo per cui ho lasciato il programma, fermo restando che è stata una decisione mia quella di abbandonare il Fantabosco. La risposta trasparente dell'attore porta sul piatto le ragioni di salute che lo avrebbero condizionato nella decisione. Il racconto sull'intervento al cuore, alla base dell'addio di Tonio Cartonio dalla Melevisione ci sarebbe, a detta dell'attore, una delicata situazione di salute, sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare. Ricordo che ero in ospedale ed ero molto preoccupato di essere sostituito, di non tornare più, telefonavo agli autori e alla produttrice dicendo, vi prego, non lasciatemi a casa. Però, essendo in ospedale loro hanno messo un personaggio nuovo, Nina Corteccia. Un attaccamento al ruolo che lo avrebbe spinto addirittura a continuare a registrare nascondendo le cannule della flebo sotto al costume da folletto. Poi però qualcosa si è incrinato. La rivelazione drammatica. Non stavo bene. Sono tornato, ma non stavo bene. Gli autori si sono inventati una strana malattia del Fantabosco, così per un po' di tempo avevo modo di stare disteso nel letto con il pigiamone e coperto. Dovete sapere che sotto il pigiama avevo tutte le cannule per le flebo che facevo tutti i giorni. La mia volontà era quella di tornare per paura di essere fuori dal programma. Poi però, complice la relazione più difficile con il secondo regista della Melevisione, Bertazzi ha deciso di fare un passo indietro. Stavo perdendo Danilo, il vero me, sul lavoro, a casa, in giro, tutti mi chiamavano Tonio, infatti Tonio stava prendendo il sopravvento. Quindi ho voluto riprendere la mia vita. La conseguenza dell'addio e il difficile ritorno alla TV. La decisione Danilo Bertazzi l'ha presa nonostante all'epoca non avesse altre offerte per rimanere in TV. Per più di 2 anni non ho lavorato, e quindi l'ho pagata. Poi è uscita la bufala sulla mia morte e non è stato bello, ha detto con riferimento alle fake news che lo vedevano vittima di un'overdose, mi sento in colpa, so di avervi dato un dispiacere, ha concluso Bertazzi. Sotto al video sono tanti i commenti dei vecchi fan, ora cresciuti, che mettono sotto una nuova luce l'evento ringraziando l'attore per essere stato così trasparente e per aver dato un insegnamento importante, quello di mettere salute e benessere al primo posto.